Sono DR e mi trovo qua davanti alla cabina dipinta per il progetto Cabin Art, un'iniziativa del Comune di Roma e di Zetema per impiegare e ridipingere delle cabine dismesse della Polizia Municipale. L'opera d'arte diciamo, è stata concepita proprio per il luogo in cui nasce, perché qui in passato sorgeva il Foro Litorio e proprio là davanti, accanto al Teatro Marcello, c'era l'antico Tempio di Giano. Quindi la figura di Giano è diciamo, principale sulla torretta ed è proprio per valorizzare il contesto, insomma, il patrimonio del storico e culturale del luogo in cui sorge appunto questa garitta. Quanto ci hai messo a fare l'opera? All'incirca, cioè tra preparazione e tutto, 6 giorni. Comunque ormai abbiamo superato quella prima fase dove la street art per forza deve porsi sempre in maniera diciamo contraria, ostinata a un qualcosa. Noi con questo progetto volevamo dare finalmente protagonismo a tutto il mondo giovanile, al mondo della street art, al mondo della cultura, che troppo spesso non è riuscita a dialogare con il Comune di Roma e con il pubblico. E qualche tassista è passato e ci diceva bellissima così senza i vigili dentro. Si parla tanto di rigenerazione urbana, però poi è bella farla e metterla in pratica. E questo è un progetto che è stato patrocinato dal gabinetto del sindaco, è stato fatto un concorso di street art e riguarda la rigenerazione di 6, per ora 6, cabine dei vigili di Roma che erano dismesse, non più in uso. Io credo che la street art, ma come tutte le arti e tutte le manifestazioni artistiche, debbano sempre mantenere un elemento di dialettica, di critica e anche di rottura con il tempo in cui vengono fatte.